17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Grida di mostri mi par di sentire, dalla finestra li vedo passare, ecco li senti vogliono entrare. Ragazzi, abbiamo finito! Buongiorno. Buongiorno. Cerco Laura Viganò, sono la sorella Claudia. È arrivata la sorella di Laura Viganò. La faccio passare? Ok. Grazie. Claudia! Laura! Come stai? Laura, vieni qui, sorellina. Come va? Sono felice che tu sia tornata a Torino dopo tanti anni. Sono 10 giorni di vacanze. Sono contenta. Che non vuoi venire a casa da me? No, mi fa piacere rimanere qualche giorno a casa della mamma. Come vuoi, così vedi anche tu in che stato è. Ho chiesto a Viviana, la portinaia, di dare una pulita. Da quando è morta la nonna è sempre rimasta vuota. Andrà benissimo. Come sta Viviana? Bene, mi ha perfino chiesto se le vendiamo l'appartamento. Ma va? Poi ti spiego tutto. Ti dispiace se ti lascio qui? Ogni volta che mi vede Viviana attacca un bottone. Sì, va bene.
Laura, ci vediamo domani da me in ufficio verso l'una. Possiamo andare a pranzo insieme, così mi racconti un po' di Roma. Ok, a domani. Ciao. Ciao. Buongiorno. Ah, buongiorno, Viviana. Si ricorda ancora il mio nome? Certo. Fatto buon viaggio? Sì, sì, grazie. Sua sorella aveva da fare? Sì, mi ha detto che la saluta tanto. Vorrà andare sopra? Venga con me, le prendo subito le chiavi. Sì. Eppure ero sicura che c'erano. Franco? 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 Franco, hai visto tu le chiavi della signora Viganò? Quelle arancioni. Se lo ricorda mio fratello. È stato male, poveretto. Gliel'ha detto sua sorella? Sì, me l'ha detto. Mi dispiace molto. Niente. Niente, non le trovo. Senta, facciamo così. Io le do queste, tanto ho un altro mazzo. Ok. Quando poi trova quelle di sua nonna, me le riporta. La chiave è una di quelle lunghe, ma non lo so quale. Va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Oh, oh, scusi. È il pesto dell'arte. Scusi. Ma sei tu? Scusi? No, è che... l'avevo scambiata per un'altra persona. Cesare Orsini, abito al piano di sopra. Laura Viganò. Se dovesse avere bisogno di aiuto, qualunque cosa. Grazie. Ciao. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene in casa? Sì, sì. A parte una macchia sul soffitto di umidità e l'impianto elettrico che dà qualche problema. Buongiorno. È tutto da rifare. Un bel appartamento come quello. È un peccato lasciarlo andare così. Mi scusi, ma adesso devo proprio andare. Prego, prego. Arrivederci. Arrivederla. Va bene. Chi? La Viganò? Non deve stare qui, è pericoloso, è... Franco, non ricominciamo. Non sono io, lei. Deve andarsene. Viviana, lei non può stare qui. È pericoloso. Viganò, ha detto? Sì, Claudia Viganò. È mia sorella, lavora in amministrazione. Cercava la dottoressa Viganò? Laura, vero? Sì. Sono Simone Castagnotti, lavoro qui. L'aspettavo, sono un grande amico di sua sorella. L'accompagno io. La signorina sta con me, prego. Grazie. Da questa parte. Lei si ferma un po' a Torino, vero? Perché se se ne va subito, insomma, sarebbe un peccato. No, mi fermo qualche giorno. Ottimo, prego. Lo so, Castagnotti è fatto così. Quando gli ho detto che rimanevi qui per qualche giorno, non ha capito più niente. E pensare che è uno studioso importante, è lui che si occupa delle collezioni più recenti del museo. Però è simpatico, no? Sì, molto. Ecco, guarda. Questi sono i preventivi. Allora, uno per il riscaldamento, un altro per l'impianto idraulico e questo per la messa a norma dell'impianto elettrico. Poi ci sono gli infissi. Per non parlare della ristrutturazione di tutto. Claudia, tu vuoi proprio vendere? Non è che voglio vendere, Laura. È che tutti questi soldi noi non ce li abbiamo. Io almeno non li ho. Senti, dispiace anche a me, ma l'hai visto anche tu in che stato è l'appartamento. Anche se decidiamo di affittarlo, tutti questi lavori devono essere fatti lo stesso. È solo che mi dispiace. Ci abbiamo passato tutta l'infanzia in quella casa. Laura, non essere così sentimentale. Senti, la storia di Viviana che vuole comprare è vera? Sì, proprio così. Ci ha anche fatto una buona offerta. Comunque, non c'è fretta per adesso. Ah, nel caso decidessi... Questa è la delega per il notaio con cui mi autorizzi a vendere l'appartamento anche a nome tuo. Ah, per fortuna non c'era fretta. Buongiorno. Forse è il momento sbagliato. No, no. Per farmi perdonare per ieri. Mi avrà preso per un matto. No, non si preoccupi. Poi c'è la questione del tubo che perde. E lei come fa a saperlo? È un mago? Niente di così complicato. È stata la portinaia a dirmelo. Va bene, venga, prego. Venga, le faccio vedere. È di qua. Eccola, è lì nell'angolo. La vede? È lì e penso che sia il riscaldamento. Io di queste cose non ne capisco niente. Da quando ti ho visto che volevo farlo. Come ha fatto a rompersi? È una casa vecchia. Sì, lo so. Thank you.
Io vorrei farti un ritratto. Come? Un ritratto. Con i pennelli, i colori, tutto.